eliminare di fatto tutte queste persone, allontanarle, soprattutto le persone che ci vogliono distruggere, ma distruggere nel senso che ci vogliono, diciamo, affossare in qualche modo, no? Quindi riconoscile, affrontale e liberatene. Le relazioni con i narcisisti possono essere estremamente dannose per la nostra, come dire, per il nostro vivere bene fondamentalmente, perché il vero scopo della vita fondamentalmente è vivere con gioia, è la gioia di vivere. Dobbiamo cogliere nel qui ed ora, in ogni punto, gli aspetti positivi, ma per cogliere gli aspetti positivi dobbiamo eliminare tutte quelle persone che cercano di manipolarci, che cercano di sminuirci, che cercano di sfruttarci, e questi sono i casi peggiori, no? Perché è come avere un'influenza tossica, diciamo, di persone estremamente negative. Però poi c'è anche tutta una plettora di persone che magari non sono così tossiche, non sono così dannose, ma sono persone rompicazzo, sono persone inutili, sono persone che non portano nessun beneficio. Quindi fondamentalmente dobbiamo levarci dai coglioni. Quindi questo è le persone lamentose, le persone lagnose, come dice Giorgio, ma anche semplicemente le persone che fanno perdere tempo, no? Ad esempio mandando messaggi stupidi, facendo domande idiote, chiedendo delle cose che non hanno senso, insomma, tutte, come dire, c'era, no, quella dicitura che salutiamo Roxy, c'era quella dicitura che si diceva astenersi perdi tempo, e quindi astenersi perdi tempo, levatevi dei coglioni le persone che vi fanno perdere tempo fondamentalmente. Quindi però ci sono anche casi in cui ci sono dei narcisisti veramente tossici, no? Il narcisista che cerca di distruggere gli altri manifesta una serie di comportamenti manipolatori, manifesta una serie di comportamenti abusivi, ad esempio critiche costanti, svalutazione, sabotaggio, poi ad esempio cerca di infiltrarsi nella tua vita, no? Fate attenzione a tutte quelle persone che cercano di infiltrarsi nella tua vita. Questo è un punto fondamentale, cercano di infiltrarsi ad esempio cercando di capire quali sono le tue amicizie, le tue conoscenze, e cercano di fare amicizia ad esempio con persone che tu conosci, e quindi tendono a essere insinuosi, no? A insinuarsi, a rompere il cazzo fondamentalmente, per poi magari andare in qualche modo a sparlare di te. Vendo auto grande, affare buono, telefonare pasti, ah, boh, magna tranquillo, magna tranquillo che non ti telefona nessuno. E questo è un punto fondamentale, no? Dobbiamo levarci dai coglioni, perché questa tipologia di persone è una tipologia di persone che di fatto, come dire, cerca in qualche modo, no, di infiltrarsi. Poi ovviamente dopo cerca di squalificarti, di svalutarti. Le persone pettegole, le persone portinaie, le persone che parlano male di te agli altri, le persone che parlano a te male degli altri. È fondamentale riconoscere questi segni per proteggerti. Devi prendere consapevolezza fondamentalmente, no? Di questa tipologia di comunicazione, perché noi dobbiamo valutare le persone dal tipo di comunicazione che mettono in atto, no? Quindi le persone che ad esempio parlano sempre male degli altri, hanno sempre da criticare qualcuno, tieni presente che chi con te critica gli altri, con gli altri criticherà te, no? Questa tipologia di persone è meglio levarsela dal cazzo fondamentalmente. Ho visto lei che parla male di lui, che parla male di lei, che guarda l'altro, esatto, esatto. E questo purtroppo è una cosa che succede, no? Abbastanza spesso ci sono persone che utilizzano tipi di comunicazione di questo genere, no? Cercano, fanno sempre delle critiche su tutti,
hanno sempre i criticoni fondamentalmente, hanno sempre da sparlare di qualcuno, hanno una curiosità mortale sulla vita degli altri. Tenete presente questo, che le persone che sono interessate alla vita degli altri, anche alla tua vita, è perché loro non hanno una vita gratificante, no? E quindi purtroppo alcune persone che non hanno una vita gratificante, anziché cercare di avercela, cercano di squalificare la vita degli altri. E questo è un punto fondamentale. È come le persone di insuccesso che anziché cercare il loro successo, cercano di ridurre il successo degli altri. È come se in una gara dei 100 metri, anziché cercare di correre più forte degli altri, anziché cercare di correre più forte degli altri, cerca di fare correre, di farlo sgambetta agli altri, di farli cadere, di boicottarli. Quindi questa tipologia di persone, le portinaie, diciamo così, vanno assolutamente tenute a distanza, cioè stabilite dei limiti, dei confini, ma persone anche che pretendono da voi delle cose, no? Persone che ti dicono: ah, ma io ti ho detto questo, tu non hai voglia di far quello. Voi non siete costretti a fare nulla che non vi va assolutamente di fare, non siete costretti a interagire con nessuno. Tenete presente che qualunque persona si arroghi delle pretese nei vostri confronti, voi dovete mandarla a fanculo. Proprio per questo motivo non dovete assolutamente soddisfare questa tipologia di persone, perché tendenzialmente sono vampiri energetici, ma anche persone semplicemente che ti fanno perdere tempo con cazzate, no? Nel frattempo mettete un like che non costa niente, ricordo, così fate girare l'algoritmo di YouTube, perché YouTube ha un algoritmo che tra i tanti parametri valuta anche i like che un video riceve, per cui se mettete un like a voi non costa niente e a me fa girare il video su YouTube. Ovviamente chi volesse abbonarsi al canale si può abbonare, e chi volesse fare una piccola donazione al canale basta che clicca sul dollarino e può fare una piccola donazione al canale. Quindi, ritornando al concetto di fondo, non stabilire dei confini sani, cioè comunica in modo assertivo e mantieni saldi i tuoi limiti. Non devi sentirti in colpa se dici di no a una persona. Se non ti va di interagire con quella persona, di tranquillamente no. Se poi l'altra persona se la prende e si offende, sono cazzi suoi. Cioè, noi non dobbiamo minimamente avere sensi di colpa nei confronti degli altri. I sensi di colpa sono atti logici, atti irrazionali che non dobbiamo prendere in considerazione. Guardare i fatti, non le parole, ma la cosa fondamentale è rendersi conto che alcune persone sono intrinsecamente tossiche, intrinsecamente negative, intrinsecamente appiccicose, intrinsecamente rompicoglioni, intrinsecamente curiosi, i curiosoni, quelle persone che vogliono sapere tutto di tutto. Questa tipologia di persone, levatela dal cazzo. Ma anche ovviamente le persone che cercano di distruggere la tua autostima facendoti sentire inadeguato, colpevole o senza valore. Concentrati fortemente sulla tua autostima, rafforza la fiducia in te stesso, in te stessa, e per far questo devi diventare autosufficiente. Purtroppo autosufficiente non soltanto ovviamente da un punto di vista economico-finanziario, che è fondamentale, perché diciamo che se non hai un'autosufficienza economica e finanziaria non hai possibilità di andare avanti, gossipare, esatto Giorgio. Noi dobbiamo imparare, diciamo, a tenere, diciamo, a fare attenzione, no? Concentrarci sulla nostra autostima, sul rafforzamento della fiducia, e non reagire alle provocazioni. Queste tipologie di persone tenderà a provocarti. I narcisisti soprattutto cercano spesso di provocare una reazione per alimentare il loro controllo, perché poi dopo ti fanno cadere nella trappola, no, delle loro provocazioni, e se tu perdi la calma ti metteranno poi in scacco matto, facendoti vivere dei sensi di colpa, ma anche facendoti vivere delle emozioni, no? Salutiamo anche Tug, delle emozioni che poi sono
fondamentalmente emozioni negative, si agganciano alla reattività, come dice Giorgio, per rigirare la frittata, inizia a diventare colpevole, inizia a diventare, e quindi sono abilissimi nel fare questo. Quindi qual è l'antidoto a tutto questo? Beh, l'antidoto è mantenere, diciamo, rispondere in modo assertivo ma pacato, evitando di alimentare rabbia, evitando di alimentare rancore, evitando di alimentare il conflitto. È molto meglio uscire fuori dal gioco, perché, come dire, altrimenti con il narcisista o con questa tipologia di persone è come stare sull'altalena, no? Potrai anche vincere per un po' quando l'altalena è su, ma poi l'altalena tornerà giù, e quindi con questa tipologia di persone, se tu giochi, come dire, a restare sull'altalena, potrai vincere ma perderai, e quindi sarà un qualcosa che comunque ti farà perdere tempo. Per cui l'unica salvezza è non stare al gioco, scendere dall'altalena, lasciarlo solo sull'altalena. Anche perché se sta solo sull'altalena, tu non gli farai più da contrappeso, perché il meccanismo dell'altalena, che mi è venuto in mente adesso, devo essere sincero, ma ci sto pensando, perché ogni tanto mentre parlo elaboro, diciamo così, saluto Maria Grazia, rappresenta molto bene, no? Se tu, paradossalmente, se tu stai sull'altalena, gli dai più possibilità, perché gli fai da contrappeso, gli dai la possibilità di salire in alto. Mentre invece, se tu scendi dall'altalena e non ci giochi più, tra virgolette, e beh, lui tendenzialmente tenderà a stare al basso, perché non avrà un contrappeso dall'altra parte. E paradossalmente, più tu ti coinvolgi, vuol dire più diventi pesante sull'altalena, più lo tirerai in alto, no? Perché se tu pesi di più, pac, lui va in alto e tu in basso. Mentre invece se tu scendi dall'altalena, bang, quello cade giù di là, perché non c'ha il contrappeso, no? E quindi tu devi uscire dal gioco, cioè non devi rispondere alle provocazioni. Una cosa interessante è rispondi con monosillabi, sì, no, forse, ma devi assolutamente distaccarti, questa è la cosa principale. L'esercizio più subdolo è far diventare, dice Giorgio, un singolo comportamento in tutto. Esatto, il narcisista utilizza quest'altro sistema, che è un sistema che utilizzano tutti gli esseri umani, che è quello della generalizzazione. Infatti il narcisista trova un tuo difetto, anche piccolo, e lo estende alla tua vita, lo fa diventare, come dire, prende un granello di sabbia e lo fa diventare una montagna. Questo è un po' il sistema che il narcisista utilizza. Quindi, in situazioni estreme, quando il narcisista ti sta causando danni, devi magari eventualmente, soprattutto se si tratta di danni economici, o se è tuo marito, tua moglie, eccetera, eccetera, beh, a questo punto ti consiglio di consultare proprio magari un avvocato specializzato magari in diritto di famiglia, che possa consigliarti su come evitare, su come levartelo dai coglioni ed evitare, diciamo, che in qualche modo possa danneggiarti, no? Perché secondo me, se abbiamo a che fare con un narcisista, indipendentemente da tutto, anche se avete commesso l'errore di sposarvelo, dovete levarvelo dai coglioni. Tra l'altro, beh, poi ovviamente ognuno fa quello che crede, no? Ma sposarsi è quasi sempre un errore, non soltanto sposarsi con i narcisisti, che quello è un peccato mortale, diciamo, non è soltanto un errore. Ma sposarsi in sé, a meno che non ci siano delle motivazioni particolari che in questo momento non mi vengono in mente, magari legate alla prole, ai figli, eccetera, però fondamentalmente conviene, diciamo, evitare di farlo, no? Soprattutto al giorno d'oggi, è una istituzione obsoleta, quella del matrimonio, che fondamentalmente non serve a niente, come dice anche giustamente Patrizia Perotti. Se uno l'ha fatto, va bene, cioè, per carità, però qualora vi rendete conto che il vostro coniuge è un narcisista, e quindi vi conviene magari sentire un legale per capire come fare
levarvelo dai coglioni senza rimetterci anche le mutande, perché poi i narcisisti da questo punto di vista cercheranno di rompervi i coglioni. Quindi dovete imparare, diciamo, a gestire queste situazioni. Quindi, dice Giorgio, sposarsi con la propria interiorità ci permette di vivere in armonia. Esatto, quindi un matrimonio, diciamo, con le proprie energie interiori, con le proprie risorse interiori, il che ovviamente non significa che non ci possiamo relazionare con una persona, possiamo tranquillamente relazionarci, salutiamo anche Roxy e Pink, possiamo anche tranquillamente relazionarci con chiunque, ma fondamentalmente non è che siamo costretti a fare delle azioni particolari, no? Per soprattutto chi insiste facendoti vivere dei sensi di colpa. Comunque, diciamo, uscire fuori da una relazione con un narcisista richiede sicuramente tempo e richiede anche un lavoro su se stessi, bisogna dedicare tempo a se stessi, ricostruire la propria vita e ricostruire soprattutto la rete di amicizie che il narcisista trova sicuramente danneggiato, perché il narcisista fa un po' quello che fanno in tempo di guerra, no? Che magari vanno a bombardare, che ne so, le centrali, salutiamo Rosy, vanno a bombardare le centrali, le risorse energetiche dell'altra nazione per tenerla lontano, no? Quindi questo è un punto fondamentale, mentre invece se voi, come dire, quindi non dovete dar modo al narcisista di abbattere le vostre risorse. È evidente che se lo siete sposati diventa tutto più difficile, perché purtroppo nella legge italiana il matrimonio è comunque un legame, come dire, richiede tutta una serie di diciamo doveri che secondo me si può tranquillamente farne a meno. Quindi evitate di sposarvi. Ovviamente, come dice Giorgio, se riusciamo a scoprire il nostro imprinting, riusciremo a scoprire i loop che ci perseguitano e quindi fare degli atti di coraggio, che significa un po' mettere l'antidoto. Quindi dedica del tempo a te stessa, a te stesso, e cerca di, diciamo, e rifiuta di permettere al narcisista di definirti, rifiuta di permettere al narcisista di definire la tua identità, perché i narcisisti cercano di controllarti, cercano di manipolare la tua percezione di te stesso. Pensa a te, una persona che ti viene a dire chi sei o chi non sei, rispondetegli come Yahweh ha risposto a Noè: io sono quel che sono, io sono colui che è, se ti vado bene è così, se non ti vado bene, fuori dai coglioni, fuori dai coglioni. Quindi in questo modo manifesta una tua ferma, legittima e potente dignità e personalità e identità. Io sono colui che è, io sono quel che sono, ti vado bene, sono così, non ti vado bene, fuori i coglioni, fuori dai coglioni. E questo è un punto molto importante, no? Veramente un punto molto importante. Poi pratica, diciamo, riconosci il tuo valore, abbraccia la tua unicità, e già il fatto di mandare a fanculo le persone che cercano di definire la tua identità, magari un'identità da sconfitto, da sconfitta, già il solo fatto di mandarli a fanculo e levarsene dei coglioni ti dà dei benefici, perché ti permette di renderti conto intanto che c'erano delle persone che volevano distruggerti, persone che volevano danneggiarti, persone che ti volevano portare male fondamentalmente. Esatto, come dice Giorgio, chi ti giudica la percezione di uno stato d'animo interpretando arbitrariamente, bravo, chi ti dice ad esempio ma oggi sei triste, oppure chi ti dice ma oggi mai pensato al fatto che devi morire, per dire, no? Ti dice hai pensato a questo e pensato a quello, ma rispondili con un bel vaffanculo liberatorio, perché come dice Giorgio cercano di farti vivere uno stato d'animo magari negativo. Magari tu non eri triste, ma quando ti dicono ah, ma mi sembri triste, magari lo diventi, no?
magari non aveva. Ecco, quindi diffida di quelle persone che ti dicono, ti fanno domande stupide, domande del cazzo. Levatele dai coglioni, calpestale come se fossero dei vermi. Il narcisista cercherà di distruggerti quando, dice Giorgio, l'immagine esterna di te si allontana progressivamente dall'immagine che lui si è fatto di voi. Esatto, quando ti dice non sei più quello di prima, tu digli io sono colui che è. Se non ti vado bene, fuori dai coglioni, ripetetevi nella testa questa frase. Io sono colui che è. Se non ti vado bene, vai fuori dai coglioni. Questa è una. Ogni volta che qualcuno ti dice non sei più quello di prima, ogni volta che qualcuno ti dice delle cose, tu digli io sono colui che è. E poi, ovviamente, come dice Tug, se questo narcisista invece cerca in qualche modo di diciamo danneggiarti, ti sta causando gravi danni economici o mette a rischio la tua sicurezza, un avvocato serve, soprattutto anche magari molte donne che quando hai a che fare con un narcisista che è anche un po' può avere una mentalità criminale, non eccessivamente possessivi, lì purtroppo bisogna prendere le distanze, prima si fa meglio, eh? Perché se tu dai corda al narcisista, molti dicono, vabbè, gli do un po' di corda, non lo manda a fanculo subito, perché sennò poi magari si arrabbia. Meglio che si arrabbi subito che faccia un ulteriore investimento narcisistico su di te. Deve capire che dall'altra parte troverà duro, troverà molto duro, più duro che neanche Rocco può. Quindi questo è un altro punto molto importante, non tenere presente queste cose. È molto importante, direi che è fondamentale per evitare di prenderseli in quel posto fondamentalmente, no? Quindi, perché sono persone che cercano di distruggerti in qualche modo. Quindi, veramente, chi cerca di definire la tua identità, mandala a fanculo. Ricerca, come dire, presta attenzione invece al tuo benessere, come suggerisco io, fai esercizio fisico, mangia sano. Fai rilassamento, meditazione, ricerca l'amore, ma non in persone che sono possessive, e ricerca il tipo d'amore che va bene a te. Insomma, non è che devi adeguarti alle esigenze o alle richieste del narcisista. Anche nelle relazioni sentimentali noi non dobbiamo adeguarci a nessuno, cioè dobbiamo fare quello che ci va di fare. Poi, non è detto che, per dire, se non ti va di sposarti, scarterai tutte quelle persone che vogliono sposarsi, ma tanto c'è pieno di persone che non vogliono sposarsi, non vogliono magari contrarre un matrimonio, perché già il termine, cosa hai fatto? Ho contratto il matrimonio, no? Già il termine che si usa per il matrimonio è contratto, come se fosse aver contratto un batterio, lo schizzococco, ho contratto un virus, qualcosa. Cosa hai fatto? Ho contratto il matrimonio. Quindi questo già, come dire, le parole ci fanno capire che è qualcosa che non andrebbe fatto, no? Quindi soprattutto, men che meno, con una persona che ti ha dato segnali narcisistici fondamentalmente. Quindi affrontare un narcisista che cerca di distruggerti è sicuramente un processo difficile, ma è possibile. Devi, per fare questo, riconoscere i segni della manipolazione, come ho detto. Cercare, come dire, di crearti comunque o di mantenerti una rete di amicizie che ti consente di proteggere la tua autostima. Questi sono passi fondamentali. Non puoi concentrarti su te stessa, tu su te stesso, prenderti cura, cercare relazioni appaganti. E ricorda che tu sei la persona più importante del mondo, che meriti amore e rispetto. E anche di essere felice alla faccia di chi non ti vuole bene, fondamentalmente, no? Ho detto, diciamo, ieri ci sono delle frasi che voi potete anche utilizzare, ci sono anche delle frasi che voi potete utilizzare per allontanare il narcisista.
E dice Giorgio, avendo un meccanismo mentale con compartimenti stagni, fatto di bianco o nero, un'emotività bloccata 2 anni. Sì, il narcisista passa dal denigrarti all'idolatrarti, dall'idolatrarti al denigrarti. E non sai esattamente quando inizia questo processo, perché usano questo tipo di comunicazione. Quindi, da questo punto di vista, alla faccia del bicarbonato di sodio, esatto, da questo punto di vista. Togliti proprio il piacere di mandare a fanculo, perché soltanto in questo modo riuscirai ad avere il pieno controllo della tua vita e subito e soprattutto evitare che nel tempo un narcisista ti possa distruggere, ti possa provocare danni. Ma ripeto, anche soltanto perché ti vuole in qualche modo dominare, controllare oppure rompere i coglioni. Con ad esempio domande stupide, domande cretine, no? Cioè, perché devo rispondere a una domanda stupida? Non rispondere proprio. E se ti dice qualcosa, di guarda che la tua domanda mi ci pulisco il culo perché fa schifo. La mancanza di empatia deve aprirti gli occhi. Quindi, se tu hai riconosciuto la mancanza di empatia del narcisista, non devi giustificarli in qualche modo. Quindi devi scegliere di mantenere una protezione totale come le creme solari a protezione totale, una protezione totale di te stessa, di te stesso, allontanandoti dal narcisista, allontanandoti vuol dire che se la sbrigherà lui, a te non te ne deve fottere un cazzo di quello che succede. E altre cose. Devi scegliere, diciamo, di tenere presente che le comunicazioni che mettono in atto i narcisisti non sono mai lineari. Talvolta i narcisisti, soprattutto quelli maligni che cercano di distruggerti, mettono in atto delle comunicazioni complesse, comunicazioni ambigue, utilizzano, come dice Giorgio, la generalizzazione, ma non solo, utilizzano i presupposti comunicativi, tutta una serie di strategie. Che sto spiegando sul canale Massimo Taramasco con l'abbonamento base, dove sto parlando proprio di questa tipologia di strategie. E dobbiamo tenere veramente presente che in questo modo queste persone cercano di manipolarci e distruggerci. Come dice Giorgio, con un po' di allenamento, con la PNL, poche battute percepite, ci si fa un'idea precisa. Ma quindi non dobbiamo restare succubi, insomma, questo è un punto fondamentale. Bene, detto questo, evita che il narcisista possa distruggerti e rovinarti la vita. Quindi